Bene, abbiamo visto la volta scorsa le orbite geostazionarie, mi pare l'ultima cosa, e quindi le orbite dei satelliti artificiali. Il campo gravitazionale l'abbiamo già visto, molto più campo. Qual è la velocità minima necessaria a fare in modo che il sasso o il razzo si liberi dall'attrazione gravitazionale terrestre? È quella la velocità di fuga, che è legata a un altro concetto. La velocità di fuga è la velocità minima necessaria a mettere in orbita o a fare in modo che uno corpo possa allontanarsi indefinitamente da un particolare corpo celeste. Questo è associato al concetto di energia. Quando l'anno scorso sicuramente avete visto la forza peso, la forza con cui ogni corpo sulla superficie della Terra è attratto verso il centro della Terra, avete anche sicuramente considerato il lavoro della forza peso e il fatto che il lavoro svolto dalla forza peso su un corpo in moto non dipende dalla traiettoria seguita dal corpo, ma solo dal punto iniziale e finale. Questo, quando questo succede, se ho due punti A e B, è un corpo che si sposta da A a B, se il lavoro per andare da A a B non dipende dalla traiettoria ma solo da dove sta A e dove sta B, allora la forza che agisce prende il nome di forza conservativa. Un'altra definizione di forza conservativa è questa: se il percorso è chiuso, vado in A e torno in A, il lavoro è zero, qualunque sia il percorso. Questo è abbastanza elementare, perché se da A a B ha un certo valore che non dipende da A e da B ma solo dove sono, se torno indietro il valore sarà di segno opposto, il totale è zero. Ok? Se questo succede, allora il lavoro posso esprimerlo come funzioni che dipendono solo dalla posizione. In particolare, il lavoro viene espresso come il valore di questa funzione in A meno quello in B. Questa particolare funzione prende il nome di energia potenziale. Siccome è il valore finale, iniziale meno quello finale, questa è la diminuzione di energia potenziale, cioè l'opposto di quello finale meno quello iniziale. Abbiamo visto ancora a suo tempo che il lavoro è sempre uguale all'aumento di energia cinetica, e quindi se l'aumento di energia cinetica è uguale alla diminuzione di energia potenziale, la loro somma, energia cinetica più potenziale, non cambia. E quindi l'energia cinetica più potenziale viene chiamata energia meccanica totale ed è costante, cioè si conserva. Ecco perché si chiamano forze conservative, conservano l'energia meccanica totale. Questo è facile vederlo algebricamente per la forza peso, che è una forza omogenea, una forza che non dipende da quanto, da dove sta l'oggetto. Per la forza di gravitazione universale è un pochino più complicato.
perché posso cancellare tutto questo? Cioè sono cose vecchie. Perché la forza peso, la forza sulla gravitazionale è una forza variabile. Se abbiamo la Terra qui e un satellite da questa parte, la forza con cui la Terra agisce sul satellite, meno gm grande m piccolo su r, dipende dalla distanza, se questo si sposta la forza cambia. E calcolare il lavoro richiede uno strumento matematico che avrete appena l'anno prossimo. Ok? Però si può immaginare, forse riesco a farvene avere un'idea, di cosa succede in un percorso particolare. Immaginate che il percorso di M è fatto in questo modo, ossia in parte radiale, chiamiamo questo punto A qui, poi un arco di circonferenza centrata sulla Terra, C, di nuovo un'altra parte radiale, D, poi torniamo in A. Questi sono due archi di circonferenze e due tratti radiali. È un percorso particolare, però è utile allo scopo. Mi sono spiegato? Allora, dei tratti BC e AB, da B a C, il lavoro è zero. Perché? Perché la forza è perpendicolare allo spostamento. E il lavoro è il prodotto scalare forza per spostamento. Se i due hanno un angolo di 90 gradi l'uno dall'altro, il lavoro è zero. Ok? I due tratti da A a B e da C a D richiedono, ripeto, uno strumento matematico che non avete, che è l'integrale, però A e D sono alla stessa distanza dalla Terra, B e C anche, l'unica cosa che cambia è il verso. Ok? Immaginate di suddividere questo percorso in tanti piccoli tratti, talmente piccoli che qua dentro la forza sia costante. Quindi in ognuno di questi trattini il lavoro è forza per spostamento delta R. Ma questo posso immaginarlo anche lungo il percorso opposto. In questo caso il lavoro è identico, ma delta R cambia di segno, diventa meno delta R, perché è nel verso opposto. Se sommo queste due parti, il lavoro da A a B più e quello da C a D, otterrò zero, perché sono l'uno l'opposto dell'altro, quello che cambia. La forza è la stessa in tutti i punti. Solo lo spostamento cambia di segno, in totale saranno due numeri, uno opposto dell'altro. Quindi anche, preso come positivo, adesso basta intendersi, se per me positivo è in questo verso, questo qua è negativo e viceversa. L'importante è che l'uno è l'opposto dell'altro. Quindi anche in questo caso la forza peso, uguale se non fosse così, la forza di gravitazionale è una forza conservativa. Quindi rispetta questa caratteristica, il lavoro per andare da un punto a un altro dipende solo dalle posizioni, e posso cancellare qua sotto, in questo caso se utilizzo questa espressione della forza per calcolare il lavoro svolto dalla forza gravitazionale, ottengo che, quindi se questo mettiamo qua dentro, otteniamo che l'energia potenziale dei due oggetti, la Terra e il satellite, ha questa espressione, meno G, massa del satellite, massa della Terra, diviso la loro distanza, senza il quadrato, attenzione. Quella si chiama energia potenziale gravitazionale.
più chiaro? Riassumo molto velocemente. Se sono solo sulla superficie della Terra, il peso lo trovo come massa per attrazione di gravità. Ed è una forza conservativa. L'energia potenziale è mgh. Okay? Se sono nello spazio, il peso non è più lo stesso in tutti i punti, perché ci dipende da dove mi trovo. Però, con un po' di pazienza, l'anno prossimo si riuscirà a vedere anche il giudizio matematico, la forza gravitazionale, anche se variabile, cambia da punto a punto, è comunque conservativa, cioè ha questa proprietà. Solo che stavolta l'energia potenziale non si esprime come mgh, ma con questa espressione. G, costante di gravitazione universale, prodotto delle masse diviso R. Ok? Se ho più oggetti, posso cancellare qua. Se invece che avere la Terra e un solo pianeta, e un solo satellite, ne ho più pianeti, per esempio, ho più stelle, ecco, stelle numero 1, 2 e 3, allora l'energia potenziale complessiva del sistema è questa espressione calcolata per ogni coppia. Quindi avrò meno G, massa del corpo 1 per massa del corpo 2, distanza 1, 2, meno G, M1, M3, R1, 3 e meno G, M2, 3, 2, M3, R2, 3. Tutte le coppie. Quella è l'energia potenziale totale del sistema. D'accordo? Posso cancellare? Però non è ostacolo. Immaginate, torniamo al caso semplice di prima, che di avere la nostra Terra e i satelliti. Ok? La sua energia potenziale è questa. Se è in moto, con una certa velocità V, allora la sua energia totale varrà quella cinetica e quella potenziale. Okay? Questa è l'energia totale e questa rimane costante. Attenzione a quello che segue. Se mettiamo in grafico l'energia potenziale in funzione della distanza tra i due corpi, li prendo sull'asse orizzontale, metto la distanza tra i due oggetti, su quello verticale l'energia potenziale. Che grafico ottengo? Beh, l'energia potenziale è, questa è una costante, è inversamente proporzionale a R, una costante negativa, questa è una conica. Che curva è? È un'iperbole di questo tipo, sempre negativa perché la costante è meno Gm m grande. Ok? E immaginate che il nostro oggetto m piccolo abbia un'energia cinetica in modo tale che l'energia totale sia negativa. Questo posso riportarlo sul grafico perché in verticale ho comunque un'energia, un joule. Supponete che l'energia totale abbia questo valore. Ma l'energia totale è la stessa qualunque sia R, cioè è la stessa dappertutto. E da questa relazione trovo che l'energia cinetica posso pensarla come energia totale meno quella potenziale. La differenza tra energia totale e potenziale, questo segmento, è l'energia cinetica. Questo, mettiamolo con
questo segmento è l'energia cinetica, perché è l'energia totale meno quella potenziale. Questo valore meno questo. Meno questo. Quel valore lì può essere preso prima anche dopo? In che senso? Perché è proprio in questo punto lì? No, no, è un punto qualsiasi, generico. L'energia cinetica di un oggetto può essere negativa? Non penso. No, perché il prodotto di un mezzo, la massa per la velocità al quadrato, tutti i termini positivi. Quindi questa differenza deve essere per forza maggiore o uguale a zero, male che vada è nulla. Ma questo significa che questo satellite non supererà mai questo punto della molecola massima. Perché? Perché oltre questo punto l'energia totale è inferiore a quella potenziale. Quindi qui la differenza tra energia totale meno U è negativa. Quindi questo è un limite invalicabile. Questa distanza R massimo è la massima distanza a cui i due oggetti possono separarsi se l'energia totale è questa. Detto in altre parole, se io sono sulla superficie della Terra e lancio il mio oggetto con un'energia cinetica troppo piccola, questo arriva al massimo a questa distanza, poi torna indietro. Non può superare questo limite, perché la sua energia totale non glielo consente. Ok? Se invece l'energia totale è nulla o maggiore di zero, allora se sono sullo zero, l'energia potenziale è sempre inferiore allo zero, perché è sempre negativa. U è minore di zero qualunque sia da qua. Quindi se ho un sistema con energia totale nulla, questo può andare, il mio M, può andare a un R qualsiasi, anche infinitamente grande. Quindi la velocità minima che mi consente di raggiungere distanze infinite, cioè di allontanarmi definitivamente dalla Terra, è quella per la quale l'energia totale è zero. Questa la chiamo velocità di fuga. Da qui è facile vedere che posso semplificare per la massa, perché c'è M qui e M qui, posto Gm su R a sinistra, quindi ho un mezzo Vf quadro uguale a Gm grande su R, R in questo caso è il raggio della Terra, da cui la velocità della fuga sulla superficie della Terra vale la radice quadrata di 2 volte G, la massa della Terra, sul raggio della Terra. Cioè se lancio un oggetto a velocità più piccola di quello, torna indietro. La forza gravitazionale è sufficiente a fermarlo e a riportarlo sulla Terra, perché sono in questo regime qui. Quando questo succede, cioè quando ho un'energia totale negativa, parlo di sistema legato. Che cos'è un sistema legato? Un sistema legato è un sistema, cioè un insieme di corpi, che interagisce un corpo con l'altro in modo tale che i corpi che lo formano non possono raggiungere separazioni infinite. Sono confinati, limitati in una certa regione di spazio. Non possono allontanarsi più che tanto l'uno dall'altro. In un atomo a riposo non ionizzato, gli elettroni e il nucleo sono un sistema legato. Perché gli elettroni non possono andare più che tanto lontani. Quindi uguale. Il sistema, per esempio, Terra-Luna è un sistema legato. La Luna non può allontanarsi più che tanto dalla Terra, perché l'energia complessiva, l'energia totale del sistema è negativa. Se riesco a dare al mio satellite, al razzo, se volete, allo shuttle, un'energia totale
che bilanci quella potenziale, allora riesco a farlo andare dove voglio. Ma se lo lancio con una velocità inferiore, va a una certa distanza e poi torna indietro. Prego. La velocità di fuga, la costante G è sempre negativa, giusto? No, qui è positivo, qui c'è un segno più. Il meno è davanti a U, non è dentro il G grande. Ah, sì. Attenzione. Calcolate la velocità di fuga per un corpo sulla superficie terrestre e trovate circa 11 km al secondo. Che fa circa 40.000 km orari. Attenzione, la cosa notevole è che la velocità di fuga dipende dal raggio terrestre e dalla massa della Terra. Non dipende dalla massa del raggio perché si semplifica. Allora perché è difficile mettere in orbita un satellite che è tanto grande? Beh, perché tecnicamente cosa faccio? Bisogna che io produca dei motori che accelerino il raggio, cioè che gli diano l'energia tale da bilanciare quella gravitazionale, e per conferire questa energia cinetica il lavoro svolto dai motori dipende anche dalla massa dei satelliti. La velocità no, ma quanta energia mi serve per portare i satelliti da zero a quella velocità sì che dipende dalla massa dei satelliti. Quindi i motori devono avere una determinata potenza, se no non ce la fanno. Se quindi riesco a fare in modo che il mio sistema abbia un'energia cinetica totale maggiore o uguale a zero, il sistema diventa slegato, cioè le sue parti possono raggiungere distanze grandi quanto si vogliono. Attenzione a un altro concetto chiave. Se osserviamo, fatemela riscrivere la velocità di fuga, la metto qua. Se sono su un pianeta diverso, qualsiasi che pianeta sia, dovrò muovermi tanto più rapidamente quanto più massiccio è il pianeta e tanto più grande quanto è più piccolo, perché più piccolo R è piccolo, più V è grande. Ok? Quindi potrebbe crearsi una situazione, questa idea non è moderna, del 1750, un certo reverendo Nietzsche. Se avessi un sistema, una stella, un corpo celeste di data massa ma sufficientemente denso, quindi compatto, in modo tale che questo numero eguagli la velocità della luce, 3 per 10 alla 8 metri al secondo, quindi se ho R sufficientemente piccolo, allora neanche la luce riesce a uscire. Ho quello che si chiama un buco nero. Ho un corpo celeste talmente denso che la velocità di fuga raggiunge, o supera se volete, quella della luce. In questo caso neanche la luce si allontana dalla sua, diciamo, influenza o azione gravitazionale. Per cui non emette luce, non riesco a vederlo, e quindi è un buco nello spazio che è nero. Per una data massa, quanto deve essere piccolo R affinché si crei un buco nero? Beh, è sufficiente invertire questa formula. Fatemi cancellare un pezzo di lavagna dove ho messo lo straccio.
se la velocità della fuga raggiunge la velocità della luce, ci vale la radice di 2gm fratto r. Tolgo la radice elevando al quadrato e riscolgo per r, e ho che r vale 2gm su c alla seconda. Questo particolare valore della distanza tra le due, della dimensione dell'oggetto, si chiama raggio di Schwarzschild. È il primo che l'ha studiato. Per il Sole quanto sarebbe? Perché nel mondo? Per il Sole è sufficiente sostituire i dati che già conosciamo, abbiamo già calcolato la massa del Sole una delle altre volte, mi pare, 2 per 10 alla 30 massa e chilogrammi, quindi R, il raggio di Schwarzschild per il Sole è questo simbolo, il tondino con la pallina in mezzo, è 2 per 6,67, 10 alla meno 11 newton metri al quadrato su chilogrammi al quadrato, per 2 per 10 alla 30 chilogrammi, fratto 8,3 per 10 alla 8 metri al secondo al quadrato. Viene circa 3 km. Se solo si contraesse con un raggio solo di 3 km, noi dal punto di vista gravitazionale non ce ne accorgeremo, ma non avremo più luce. Nell'arco di pochissimo tempo la vita non finirebbe. Non trovo più la luce compagna? Sì. Ok, quindi dovrebbe andare dentro questo che si chiama orizzonte degli eventi. Questo non è una superficie fisica, nei buchi neri reali questo raggio è una distanza che si chiama orizzonte degli eventi, al di là della quale niente può tornare indietro, perché niente è energia sufficiente, dato che, come vedremo l'anno prossimo, in relatività C è la velocità limite a cui si possono spostare i segnali e gli oggetti fisici. Niente va più veloce della luce. Se questo è il limite all'interno del quale la velocità della fuga supera quella della luce, è chiaro che da qua dentro non esce niente. Questa è quello che si chiama una superficie a una sola direzione, posso solo entrare, non posso uscire. Prego? Una cascata, sì, una cascata infinitamente profonda, da cui non puoi uscire, un buco che avrò una cosa infinita. La volta scorsa abbiamo visto che questo tipo di problema di sistema ha tutta la massa concentrata nel centro, qui dentro c'è vuoto, tutta la massa collassa nel centro e in questo punto la densità diventa un numero infinitamente grande. Questo vuol dire che lì la fisica di Newton e di Galileo e di Einstein non sono sufficienti, serve una meccanica quantistica, cioè quello che si dice una singolarità. Ogni volta che esiste un infinito significa non so fare i calcoli, perché l'infinito non è un numero. Ogni volta che un'equazione incontra un infinito significa qui la mia teoria non è più valida, non è più in grado di fare previsioni quantitative, perché i manchi, quando sono a scale molto piccole, diventano fondamentali fenomeni quantitativi. Quindi ci stiamo trascurando. Ma il Sole subirà questa sorte? Sì. No, dipende. Perché non è massa sufficiente per la sorte. C'è chi dice no? Dipende. Il Sole non subirà questa sorte perché è troppo poco massiccio. Il Sole, che ha una massa solare appunto di 2,10 alla 30 kg, si spegnerà molto lentamente. Ha ancora 5 miliardi di anni di vita e alla fine di questi 5 miliardi di anni la parte centrale, il nocciolo, che trasforma l'idrogeno in elio, cessa di avere combustibile disponibile. Non è più in grado di produrre energia.
questo produce un cambio nella struttura dell'oggetto. La parte esterna viene espulsa, la parte esterna, la fotosfera a circa una temperatura di 6-7 mila gradi, la cromosfera e la corona sono diverse centinaia di migliaia di gradi. Vengono espulse e diventa più grande, un raggio che aumenta di un buon 50-100 volte. La parte centrale, il vecchio nucleo, si raffredda poco alla volta, diventa una piccola stellina chiara che si spegne nel tempo. Solo che la parte esterna, espandendosi, investe la Terra e la Terra verrà vaporizzata. Tutto quello che c'è sul nostro pianeta adesso è destinato a scomparire, cioè essere ridotto ad atomi, nell'arco di 5 miliardi di anni. E non c'è modo di evitarlo. A meno che non trovi un altro pianeta da un'altra parte. Le stelle molto più massicce, 5-10 volte la massa del Sole, quando esauriscono il combustibile interno, assumono una struttura a cipolla, in cui l'elio viene fuso in carbonio, il carbonio verrà fuso in ossigeno e così via, si producono gli elementi più pesanti nella tabella periodica fino al ferro. Qui nel nocciolo attuale del Sole due atomi di nucleo di idrogeno formano uno di elio e questa reazione produce energia, cioè l'energia associata al prodotto è più piccola di quella dei reagenti. Quindi il disavanzo si esce dal Sole in forma di luce. Quando si arriva al ferro, la fusione di due atomi di ferro costa energia, quindi ruba energia al Sole, alla stella. Per cui la stella non ha più modo di produrre energia. Collassa, un collasso molto violento, si produce quella che è una supernova, un fenomeno esplosivo molto violento, ci sono supernove in classe ogni 50-100 anni e la luce prodotta da quel processo, che dura, può durare una settimana, un mese, è maggiore della luce prodotta dall'intera galassia, 250 miliardi di stelle. La parte esterna della stella viene comunque espulsa, la parte interna non ha fonti di energia per contrastare la pressione gravitazionale e collassa in un buco nero. Si riduce a un punto, una singolarità. La singolarità significa che c'è una lacerazione, ovvero proprio buco nella struttura spazio-temporale. Quel buco potrebbe essere l'accesso a un altro universo o a un altro posto dello stesso universo nostro. Se avremo un po' di fortuna lo vedremo l'anno prossimo. Ci sono dati che un gruppo di astrofisici dell'Università di Sydney in Australia, i quali hanno esaminato il cielo con dei radiotelescopi, hanno visto che nella distribuzione altrimenti omogenea di oggetti stellari c'è però un buco vuoto che ha una dimensione circa 1000 volte maggiore di quella di quelli dei buchi normali, delle zone vuote che la teoria si aspetta. È possibile che qui dentro ci sia il fondo di un buco nero di un altro universo. Una possibilità. Non tutti sono d'accordo, ma quella è una possibilità. Cercate in internet, grande vuoto, trovate informazioni su questo. È possibile, magari uno di voi scoprirà qualcosa di più interessante. Ok? Perfetto. Posso cancellare? Mi sa che quanto tempo ci resta? Circa 10 minuti. Abbiamo visto anche qualcosa sul campo gravitazionale, cioè il rapporto tra la forza e la massa subita da un oggetto. Se
qui mettiamo la Terra e qui c'è la Luna, allora la Luna e la Terra si attraggono con una certa forza e il problema dell'azione a distanza viene eliminato se immaginiamo che la Terra deformi, come abbiamo visto nelle diapositive, lo spazio circostante, conferendo a questo spazio una proprietà speciale che si chiama campo. Il rapporto tra la forza e la massa prende il nome, il vostro libro lo chiama H, di campo gravitazionale. Quindi in questa posizione la forza che c'è sulla Luna vale la massa della Luna per il campo gravitazionale nella sua posizione, quindi non ho più bisogno dell'azione a distanza. La forza qui dipende dal campo qui. E nel caso della Terra Luna, H alla questione della Luna quanto vale? Beh, sarà G, la massa della Terra, diviso la distanza Terra-Luna al quadrato. Immaginate la forza di gravitazione, dividete per la massa del corpo subisce la forza e avete il valore del campo. Okay? Quindi si misura in newton fratto chilogrammi o in metri al secondo quadrato con G. Se volete, anche l'accelerazione di gravità sulla superficie della Terra è in realtà un valore del campo gravitazionale che si trova esattamente nello stesso modo. Sul libro avete sicuramente da qualche parte anche le linee di forza del campo, che sono uno strumento grafico per illustrare la struttura geometrica e l'intensità. Domande? Ci sembra ancora una piccola cosa da dire, ma non ve la dico perché sul libro non c'è. La derivazione che abbiamo fatto sulla velocità di fuga fa appello solo a moti radiali, cioè lungo la congiungente massa 1, massa 2. Ma se questo oggetto ruota, devo tener conto anche del momento angolare. Se lo faccio molto velocemente, se lo faccio, l'energia potenziale si modifica. Assume questa struttura e quindi un corpo, un sistema legato in realtà ha due limiti per R, un R minimo e un R massimo. Non può più avvicinarsi al Sole più che tanto né allontanarsi più che tanto, ma questi non sono altro che il perielio e la felia, e questa è un'orbita ellittica. Quindi in generale, se tengo conto anche del momento angolare, l'energia totale negativa mi dà orbite ellittiche o circonferenze. Nel caso della circonferenza è un caso speciale di orbita ellittica. Se invece ho una energia totale nulla, ho un'orbita parabolica. Le comete non periodiche seguono orbite che possono essere parabole, oppure se il sistema ha un'energia totale maggiore di zero o delle iperboli. Comete non periodiche, comete periodiche o pianeti. Alle, siccome torna ogni 80 anni, se ci capiterà, ma non so, può darsi anche di sì, questo tipo di potenziale lo trovate anche nell'energia potenziale delle forze interatomiche,
ha la stessa forma. E là si vede che all'aumentare dell'energia del sistema la distanza media tra i due atomi aumenta, quindi questo spiega la dilatazione termica. Però su questo torniamo. L'importante è che la forma è la stessa, perché l'energia potenziale elettrostatica è molto molto simile. Se non ci sono domande, noi ci fermiamo qua. Ok? Quindi